Quando si è ragazzi, il primo aspetto che cogliamo del mare è quello legato allo svago, ai giochi, al mare vacanziero. Far conoscere invece tutti gli aspetti che questa grande risorsa di cui l'Italia dispone, essendone circondata ed in particolare come le regioni adriatiche, è lo scopo primario di questo percorso, intrapreso dalla cooperativa in collaborazione con i servizi educativi del comune di Fano. Un'esperienza che abbiamo fatto con le scuole elementari di Fano, a questo ha fatto seguito una pubblicazione che abbiamo distribuito gratuitamente a tutte le scuole del comprensorio fanese e ora lo ripetiamo in collaborazione con il Comune di Fano anche per tutti quegli istituti, scuole di città limitrofe o dell'entroterra. Vogliamo far conoscere qual è la realtà produttiva, l'economia del nostro territorio, una delle economie del nostro territorio, e in particolare vogliamo valorizzare anche le nostre produzioni. Tutti gli aspetti legati al mare sono stati toccati per far conoscere ai giovani studenti tutte le risorse che il mare mette a disposizione. Quali sono gli aspetti che più colpiscono i bambini, insomma, che vengono toccati in queste giornate? La conoscenza della biologia marina, è un tecnico, un giovane che abbiamo così portato dentro la nostra squadra e che collabora con noi, un vecchio pescatore che descrive un po' quella che è le tecniche di pesca di oggi e di allora. Oggi, dopo le passate esperienze con le scuole fanesi, in visita al mondo della marineria sono state le scolaresche della vicina città di Gubbio. E allora, innanzitutto lo affrontiamo a livello geografico, perché quando facciamo in prima media l'Italia, logicamente facciamo anche le regioni, anche se non è programma di prima media, ma le riprendiamo per il fatto che alle elementari vengono fatte più velocemente. Però aspetto ecologico, fonte di sostentamento, risorsa naturale, questo è un aspetto che tocca. Sì, sì, lo tocchiamo, perché facendo l'economia a livello geografico è logico che lo facciamo, anche le problematiche dell'inquinamento, cioè lo tocchiamo e lo analizziamo anche. Sano, certo, perché